C'era una bambina che viveva in un piccolo villaggio circondato dalla natura rigogliosa dell'Ecuador. Il suo nome era Narcisa. I suoi genitori, gente semplice e piena di amore, le avevano insegnato il valore della fede e della bontà, ma un giorno il cielo si oscurò nella sua vita. Rimase orfana, sola e fragile come un fiore sotto una tempesta. Con il cuore pesante, Narcisa decise di seguire un cammino che sentiva chiamarla da dentro. Si spostò in una grande città vicino al mare, un luogo affollato e rumoroso. Qui trovò lavoro come operaia. Non era facile, le mani si sporcavano e si stancavano, ma il suo cuore era sempre rivolto al cielo. Ogni gesto era una preghiera, ogni fatica un'offerta. La notte, quando tutto si faceva silenzioso, il suo piccolo angolo diventava un santuario. Pregava con una luce negli occhi, una luce che nessuno poteva spegnere. Narcisa sentiva che l'amore vero significava donarsi, e così fece. Si prendeva cura dei vicini, ascoltava chi aveva bisogno, consolava chi soffriva. Non cercava riconoscimenti, non voleva essere al centro dell'attenzione. Era felice di essere come una candela, consumarsi per illuminare. Un giorno sentì che doveva andare oltre. Si trasferì in un altro paese, in un luogo semplice dove poté vivere più vicino al suo Dio. Qui trovò una piccola comunità che l'accolse e ogni giorno dedicava ore alla preghiera, al silenzio e alla penitenza. Faceva gesti che molti non capivano. Indossava una corona di spine, si appendeva a una croce. Non per punirsi, ma per avvicinarsi a quel grande mistero d'amore che sentiva sulla croce di Cristo. Le sue notti erano piene di pace e sofferenza insieme. Pregava nel buio, parlava con Dio nel profondo del cuore. Spesso il suo volto si illuminava e chi la vedeva diceva che sembrava circondata da una luce che non veniva da questo mondo. Ma Narcisa non voleva che si parlasse di lei. Il suo desiderio era solo offrire tutto per il bene degli altri, anche per chi non l'aveva mai conosciuta. Quando la sua vita terrena giunse al termine, lasciò questo mondo come una fiamma che si spegne dolcemente dopo aver donato tutto il calore. Le persone che la conoscevano si accorsero che qualcosa di speciale era accaduto. Chi l'aveva vista pregare, chi aveva sentito la sua dolcezza, portava nel cuore il ricordo di una donna semplice e straordinaria. Oggi, quando si parla di Narcisa, si pensa a una donna che non cercò mai grandezza, ma trovò la santità nel silenzio, nell'umiltà e nell'amore. È un faro per chi soffre, per chi si sente piccolo, per chi cerca speranza. È una storia che ci ricorda che, anche nei momenti più bui, l'amore può essere la luce che ci guida. E quella luce non si spegne mai. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.